Ok, stiamo registrando. Metti i gettoni. C'è la finalissima. Che squadra avevate? Inter. Inter e Atletico di Madrid. Cercate di prenderle. Tu devi premere due. Due. Vai, scegli tu, Giulio. Ok, adesso scegli tu. È un po' duro, eh. Ottimo. La finalissima. Se parlate viene meglio il video. Sì, no, ma adesso... No, ma... Ah, sparta in attacco immediato. Ah, ma io, sì. No, eri in difesa. L'ho sbagliato. Stai correndo a casa. Ah, no, sì, stavo correndo a casa. Stavo che parca a bar. Dove sono i miei difensori? Questo è l'episodio che arrivo West. Dove sei? Ma Taribo West, cazzo, in quella difesa era migliore. Non mi ricordo. Ricordiamo quando ha battuto Cirillo, chi c'era? Ricordiamo no. Taribo West quando ha battuto il... Parla un po' più vicino perché qua okay, è il micro. Ok, adesso ho capito il tasto, eh. Quando ha battuto? Ha battuto il... Kancelskis, poveraccio. Sì, parte Kancelskis. Cos'è che sapete voi? No, ma perché si auto-elimina quel... Ah, il delirium tremens. Ah, c'è, devo giocare la tastiera. Ma, no, più che altro perché non, è un po' invertiti, sono un po' invertiti i tasti. Oddio. Eccolo! Sono un po' invertiti i tasti. Shalimov! Sei a per noi. Cioè, e beh, ma mi potevi dire. 1-0, 1-0. Vabbè, dai. 1-0. Poi, sì. Poi gioca particolarmente violento lui, eh. Questo è l'Inter grandi. Si ammazzano. Questo è l'Inter grandi sogno di Shalimov, ragazzi. Non si capisce, mi ha scicato qualcosa, non l'ho mai capito. Ma no, anche fuori gioco netto. Ma non era fuori gioco. Madonna, ma siete falsi. Uno sulla linea di porta. Questo era un fuori gioco proprio clamoroso. Da rivedere questa cosa. Parata, hai visto? Comunque che... il trucco del tuo portiere è di metterti su un palo. Sì, per se non mi metti, se non mi metti le bottigliette davanti. Ma non lo vedono quelli. Ma io sì, io manco vedo. Secondo me stai. No, dai, sei anche mi sta. Cos'è successo? No, dimmi tu. Stavo cercando di passare, ma non mi ricordavo il tasto. Sì, devi parlare in italiano perché abbiamo un pubblico vasto. È un pubblico vasto e variegato. Quello saltella. No, c'è anche uno straniero che mi segue. Abbandono. Poraccio. No, no, perché non si capisce l'italiano. Quindi sarà dirà: questo qui non è italiano. No. Sarà sicuramente di qualche lingua estera. Va sulla fascia. No, sta... su qualcosa che non va. Sì. Mamma no! Mia. Solo con me segnavi sta roba. Rovesciata. Devo fare rovesciata in area. Una partita noiosetta, eh? Abbastanza direi. E poi finisce pari un casino qua. Hai messo gettoni su gettoni tu? Sì, abbiamo messo. Bizzeffa, questo Lorenzo mi punisce. Lorenzo sì, punisce. Se magari sì. Chi si importa. Allarga il gioco. Devi no, mirare no, verso la porta. No, se segnavi così era... Era un gol meraviglioso. Della finale poi. Il problema è che questa è una finale prestigiosa. No, mi ha ucciso. Autogol! È l'ultimo. Mettiamo... Metti i soldi. Metti i soldi. No, tu, tu. No, via, sì, via, è andata. Bellissimo. Si riparte. A parte che non capisco perché si riparta con... Sì, così. Possesso palle, neanche in basket è così, eh. Effettivo. Fatto una quantità di tiri in porta. Ma non contano. Non ce lo ricordiamo. No, ma fa. Vedremo il tabellino in finale, alla fine, cosa dirà. Sta traccheggiando, guarda. Sta cercando il pertugio. Cioè, la strategia non è mai. Ho cercato anche prima, non funziona. È meglio tirare il volo a caso. Sì, vabbè, cioè, dopo un po'. Cercato si tuffa il . Portiere. Cioè, senta tutta. Questo rumore deve essere lo scatto dell'attaccante. Tira in faccia. Ma no, ma il mio portiere è un coglionazzo. Mamma mia che dribbling. Ah. Mamma mia, ubriacante direi. Sì, poi... Eccolo! Ma se non scegli questa però. E quell'altro fa le rovesciate. Ah, cioè. E prima o poi dovrà finire sta finale, eh. Che qualcuno segni per cortesia di vita. Out of play. Invece, no, avete notato però quando si inarca per battere la rimessa laterale, che cosa dice? È come se dovesse tirare una testata in un terribile.
Ah no, quando si inarca, ma anche quando salta di testa. No, 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 allora! È incredibile! Lorenzo cerca di non segnare, sennò qua non finisce più. Dai, ragazzi. È un euro gol, porca miseria. Qua, Ricci Aprile vince anche stavolta, incredibile. Ricci Aprile spiega. Spiega. Quando è il prossimo... Hai finito la serie TV adesso, no? Sì, sì, ah, ecco, alcuni sì. anni fa. Alcuni anni fa, che sono rimasto indietro. Aspettando una nuova proposta. No, vabbè, ma si è... E quel gol che mi ha fatto ma prima. Ma si è ammazzato solo. Cioè, quale? No. Quartiere, comunque, ci deve essere un bug che conosce Ricci Aprile, perché... Io vorrei comunque che Ricci Aprile provasse a giocare con la tastiera, in ogni caso, per... È sempre le perché ti ho detto io. Scuse, ragazzi. No, perché, cioè... No, no, è quel che ho detto io. Guarda. Ah, ah. Sì, però c'è anche della tecnica. Ho provato, ho provato. C'è anche della tecnica qua, vedo, in realtà. Guarda qua come ti sta beffando. Si è provato, si è provato. Ma gabbato un po'. 3-1, Cioè, non ce la farai mai, tipo. No! Vabbè, ma perché... devi evitare di beccare il difensore. Ma dai, veramente? Non avrei mai detto. Era un consiglio di gioco. Cioè, no, ti sei colpito il tuo. Male a mente anche. Oddio. C'è sto gol. Fai rovesciato quando servono. Tocca Navarro. 3, 2, 1. No, ed è finita così la finale, purtroppo. Mi dispiace, ma... Io farei provare a giocare Ricci col... Ma che sì, no? Ma in un'altra dimensione. Ma che no? In realtà lui ha già giocato con la tastiera. Purtroppo è finito il vino. È finito il vino, tra l'altro. Bene, questa era EuroLeague. E la finale è meritata di Ricci Aprile. Ricci Aprile... Ho visto della tecnica. Non sono d'accordo tanto. Io della tecnica l'ho intravista. Non lo so, io mangerò un ottimo Snack Friends. Ma non fare pubblicità alla fine. Non ho mica detto la marca, Snack Friends. Non so di cosa si tratta. Ciao, ciao a tutti.